Roma Anch'io, attualità, politica, cronaca, sport e tutti gli approfondimenti sulla città eterna. Conduce Maria Laura Cruciani, in studio Antonio Felici, in esterna Emiliano Di Nardo. Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con Roma Anch'io, sempre qui su 99.8 di Radio Yes. Il primo dei nostri buonasera non può che andare al nostro Antonio Felici. Buonasera, cara Maria Laura, come va? Molto bene, grazie. Molto bene anche perché ho visto il nostro Stefano Avolio assolutamente entusiasta di essere con noi questa sera e questo per me non può che essere fonte di estrema gioia. Ma indossa un pigiama? Sì, più o meno. È venuto direttamente in pigiama oggi il nostro Stefano Avolio perché evidentemente appena terminerà il suo turno andrà direttamente a letto. Gli hanno dato una sotto stanzina le pezze, qui sopra. Come si dice. No, ma abita qui ormai perché sta tutto il giorno in radio. Ah, bene. Ma noi abbiamo dei registi talmente stacanovisti da essersi trasferiti praticamente tutti qua. Sì, infatti. Vero. Infatti anche fedeli alla maglia. Ma è dice. Solo stasera? No, è al lavoro al di là, nell'altra cabina di regia, il nostro Matteo Minicucci. Sta concludendo le operazioni di rifinitura bene. Della registrazione di quest'oggi. Ma intanto, Antonio, io direi di andare subito a parlare di quello che è l'argomento del giorno, ovviamente, sì. Ossia la nomina del ministro allo sviluppo che arriva dopo 153 giorni dalle dimissioni dell'ex ministro Claudio Scajola, che è stato travolto, ricordiamo, dallo scandalo della casa di Via del Fagutale. Polemiche arrivano un po' da tutte le parti per la nomina del nuovo ministro, che è Paolo Romani, e arriva anche il silenzio da parte del Presidente della Repubblica Napolitano, ma noi di questo ne parliamo con l'onorevole Antonio Borghesi, vice capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera. Buonasera, onorevole. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Buonasera, onorevole. E grazie di aver accolto il nostro invito qui sui 99.8 di Radio Yes, sempre prego. Un piacere. E allora, stavamo parlando appunto della nomina del ministro Romani. So che l'Italia dei Valori in merito ha espresso diciamo il proprio risentimento. Che cosa c'è che non va? Noi stiamo parlando di una persona che in passato è stato un fedele esecutore di ordini che venivano da parte del presidente Berlusconi e che ha lavorato sempre nel settore radio-televisivo, dove anche ha fatto qualche danno, se volete poi ne parliamo, c'è un fallimento nel quale è rimasto implicato con una televisione della quale era amministratore e che oggi, dopo aver fatto come viceministro una serie di atti che spesso sono atti nell'interesse di Mediaset, oggi viene promosso addirittura ministro. Ecco, a noi ci sembra che sia una persona che abbia una serie di conflitti di interesse per i quali non avrebbe dovuto essere nominato. Ecco, onorevole, in particolare sul tavolo del neo ministro c'è la questione dei contratti Rai e Sky, per versi diversi, entrambi concorrenti di Mediaset. Ah, non c'è dubbio. Appunto. Quindi parliamo di cose concrete poi alla fine. Voglio dire che è proprio il viceministro Romani che da viceministro ha portato quell'operazione che con la scusa di fissare i tetti di città secondo loro richiesti dall'Europa, in realtà ha fatto un'operazione che per le pay TV costringerà Sky, che è l'unico vero concorrente che ha Mediaset oggi nel settore, costringerà a perdere il 6% di pubblicità, mentre potrà guadagnare il 6% chi? Proprio Mediaset. Quindi a me pare davvero che sia la persona sbagliata in un posto del genere. Tra l'altro non credo che possa vantare rilevanti attività sotto il profilo degli aspetti di politica industriale, che dovrebbero essere un altro dei temi del Ministero per lo Sviluppo Economico in una fase di crisi come quella che stiamo vivendo. Ecco, onorevole, le volevo chiedere questo. Adesso, al di là della voce magari dissonante del suo partito, dell'irritazione del Presidente della Repubblica manifestata col silenzio, diciamo, in questo caso, però, questa cosa del conflitto di interessi che viene un po' legalizzata o formalizzata con questa nomina, passa in qualche modo senza scatenare rivolte o particolari opposizioni o proteste. Insomma, ci siamo ormai abituati al concetto del conflitto di interessi. Io le chiedo questo: fino a che punto, cioè per quanto tempo, un paese grande, importante come l'Italia
Può andare avanti senza risolverlo questo tema? Il tema del conflitto di interessi è il vero tema, perché è il vero cancro che rode un'intera economia. Non può esistere un'economia libera quando le regole vengono sovvertite dal fatto che qualcuno, proprio perché in conflitto di interessi, è in grado di determinare una serie di evoluzioni anche di natura economica a vantaggio di alcune imprese, di alcuni soggetti rispetto ad altri. È assolutamente, noi lo riproporremo questo tema, perché comunque su questa nomina noi abbiamo depositato già una risoluzione che porteremo in aula, con la quale chiediamo le dimissioni del ministro Romani proprio per il suo evidente conflitto di interessi. Ecco, questo arriva anche dopo il ritiro però delle mozioni di sfiducia presentate dal suo gruppo. Inevitabilmente, perché erano dirette a chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio in quanto Ministro dello Sviluppo Economico, evidentemente non potevano più procedere. Ecco, onorevole, ma lei, vabbè, posso immaginare la sua risposta, però insomma, per fare un ragionamento, sì. Noi comunque stiamo parlando di un nuovo ministro che nella sua vita imprenditoriale, anche diciamo istituzionale, ha manifestato una competenza specifica nel mondo delle telecomunicazioni. L'Italia però in generale dal punto di vista economico ha molti nodi da sciogliere, da risolvere, che sono assai diversi dal discorso delle telecomunicazioni. Lei teme che questo ministro possa concentrarsi troppo sui temi relativi alla TV e poco sul resto, oppure gioco forza dovrà occuparsi di tutto? Io temo che lui per le questioni che riguardano la TV se ne occupi semplicemente come longa manus del Presidente del Consiglio, e quindi rispondendo direttamente ad interessi aziendale, e che per il resto probabilmente non avrà grande interesse, mentre invece ci sono 200 tavoli aperti di crisi aziendali alle quali si dovrebbe pensare, e problematiche molto serie in termini di una politica industriale che in questo momento non c'è, e che in un momento in cui invece il Paese ha bisogno di interventi per far ripartire la crescita, che in questo momento è la più debole di tutta l'area europea. Bene, grazie onorevole. Prego. Grazie. La ringraziamo onorevole, arrivederci. Arrivederci.